Una vicenda complessa e dolorosa che da parte italiana fin dall'inizio non è stata gestita nel migliore dei modi, osserva il Presidente della Commissione Esteri del Senato Casini. Da parte sua il Movimento 5 Stelle rivendica di aver risvegliato le coscienze sul caso dei Marò. Andremo lì a visitare i nostri due fucilieri di Marina, i Marò, e a capire qual è la situazione, nonché con una presenza parlamentare così forte fare pressione su quello che è la situazione indiana. In India andranno 16 parlamentari di tutte le forze politiche, hanno spiegato i presidenti delle commissioni esteri e difesa, per evitare qualsiasi strumentalizzazione di parte.